Salve carissime e carissimi, benvenuti nel mio canale. Io sono Zaira, questo è il mio nuovo interattivo a più varianti. Cosa tratteremo oggi? Faremo questo interattivo. Allora, cosa ti vorrebbe dire e perché? Quindi parliamo di una data persona, vediamo cosa vorrebbe dirvi e perché vorrebbe dirvi questo che poi uscirà fuori presumibilmente dalla stesa. Allora, abbiamo due varianti. Oggi ho preparato tutto in mini. Abbiamo i mini tarocchi universali abbinati a questa carta emozioni. Prima variante, questi sono i mini tarocchi universali. Poi abbiamo la seconda variante abbinata al cagnolino devozione, fedeltà, lealtà e concretezza con i tarocchi della New Vision. Poi faremo un approfondimento con i mini tarocchi dell'armonia e infine con i mini oracoli di Helen faremo poi, insomma, chiederemo altre informazioni. Allora, ragazze e ragazzi, fate la vostra scelta. Io inizio subito con la prima variante, senza però prima ricordarvi che sono interattivi collettivi, quindi non possono risuonare assolutamente su tutti. E volevo anche dirvi che per chiunque voglia un consulto personale e lo vuole fare con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti. Ok, quindi andate a cliccare la spunta, viene fuori una finestra e là ci sono i miei contatti. Allora andiamo subito a vedere cosa ti vorrebbe dire questa persona. Allora, ovviamente, prima di iniziare faremo un approfondimento andremo a descrivere che tipo di rapporto, no? Che tipo di situazione, relazione c'è fra voi e questa persona che vi vorrebbe dire qualcosa. E lo faremo con i mini con i mini tarocchi dell'armonia. Sì, così mi è venuto di fare così, non era previsto, però mi è venuto di fare questo. Allora andiamo a vedere la descrizione di che relazione avete voi che avete scelto la prima variante, la carta dell'emozione, con questa data persona che vi vorrebbe dire qualcosa. Insomma, andiamo a vedere che tipo di rapporto avete con questa persona, così che voi potete anche decidere poi la variante a seconda di quello appunto che verrà fuori dalla stesa. Allora, qui abbiamo un 9 di bastoni. Allora, intanto abbiamo una situazione, diciamo, negativa, in blocco, in sofferenza. C'è un'energia di dolore. Abbiamo il matto, quindi qua c'è una situazione incerta, con una certa anche frivolezza, però qua c'è un 3 di coppe, un 6 di coppe. Un 5 di denari a fondo mazza abbiamo la carta del 2 di bastoni. Quindi qua che situazione c'è con questa persona che appunto vorrebbe dirvi qualcosa? Intanto qui abbiamo che vuole con voi delle buone notizie attualmente, anche se c'è stato qui un allontanamento. Abbiamo 9 di spade, quindi c'è stato dolore, c'è stata sofferenza, c'è stata una situazione negativa. Sicuramente dovuta alla frivolezza della sua energia, nel senso che qui abbiamo il matto, quindi frivolezza, ingenuità, insomma, sembra il matto che magari può anche essersi comportato non in maniera consona a quello che può essere una relazione, diciamo, d'amore, no? Ecco, quindi il matto è sempre un'energia un po' così incostante di una persona che non si vuole impegnare. Però vedete qua c'è stato poi c'è stato quindi un fallimento, una povertà, dei stenti, insomma, si è raffreddata la situazione. Però adesso, improvvisamente, con 2 di bastoni, nonostante ci sia ancora dubbio, incoerenza, incertezza, però qua si è capito di essere innamorati, 6 di coppe, quindi c'è la sincerità di un amore, l'innocenza e soprattutto ricordi del passato. E con il 3 di coppe si vogliono avere buone notizie, si vuole avere proprio la gioia di un incontro. Quindi questa è la relazione che c'è fra voi e questa persona che è appunto la descrizione della relazione. Quindi qua c'è una relazione chiusa dove avete sofferto tanto a causa dei comportamenti di questa persona che magari
incostante, frivola, non si è voluta impegnare più di tanto, quindi ha portato questa relazione a un fallimento, a un impoverimento della situazione. Però adesso lui, nonostante i dubbi e le incertezze, ha scoperto nuovamente, ci ha scoperto, diciamo che è ancora preso da voi, ha dei ricordi e vorrebbe un incontro. Ok? Quindi questa era la descrizione. Andiamo adesso a vedere questa persona, appunto, cosa ti vorrebbe dire. Quindi ragazze, se voi in qualche modo vi siete riscontrati in questa, appunto, descrizione, allora andate avanti nella variante, se no scegliete l'altra variante. Allora, qui escono delle carte e noi le prendiamo. Cosa ti vorrebbe dire e perché? Allora, intanto vediamo cosa ti vorrebbe dire e perché. Vediamo. Allora, qui intanto viene fuori un 2 di bastoni. Vedete, le carte si ripetono. Quindi questa persona è ancora piena di dubbi. Ha guardato, guarda oltre, aspetta un'innovazione, un estro favorevole, diciamo così. Allora andiamo a vedere ancora, prendiamo altre carte. Qui abbiamo la forza centrale, abbiamo il carro, abbiamo la carta degli amanti, a fondo mazzo abbiamo l'otto di denari. Quindi che cosa vi vorrebbe dire questa persona? Questa persona vi vorrebbe dire che è molto legata a voi, vedete, con l'otto, con la carta della forza c'è un legame molto molto forte, molto molto forte. Vorrebbe fare un lavoro verso di voi, perché insomma ci sono dei dubbi, ci sono stati delle situazioni di si è guardato oltre, no? Si è andato oltre a questa relazione. Però qua l'amore c'è, vedete, con il carro si vuole realizzare quest'amore, e con l'otto di denari e si vuole anche lavorare su questa relazione. Quindi ragazze, io qua vedo che questa persona vorrebbe dirvi più o meno che più che altro vorrebbe trovare il coraggio di dirvi, perché non è tanto pieno di coraggio, perché anche la forza invita al coraggio. Quindi lui che cosa vorrebbe dirvi? Vorrebbe dirvi che vorrebbe nuovamente un ritorno, o comunque un nuovo approfondimento su questa vostra relazione. Allora, perché vi vuole dire questo? Vediamo ancora, andiamo a prendere altre carte, poi faremo un approfondimento, eh? Allora, quindi cosa vorrebbe dirvi ancora e perché vorrebbe dirvi ciò? Beh, perché qua c'è la carta del rimpianto. Questo vuole, ripeto, lavorare. Voi vi siete trasformate in una regina di spade. Questa persona vi spia, vi ha fatto veramente del male, quindi qua vuole il vostro perdono, ecco, c'è da perdonare. Ha ancora un'energia un po', vedete, con il cavaliere di spade. Questa persona ha un'energia molto impulsiva, molto vuole venire verso di voi con veemenza. Ok, questo vi spia. Abbiamo qua il fante di spade, il 10 di spade. Insomma, i pensieri sono tanti, eh? Però voi adesso vi siete trasformata nella regina di spade. Probabilmente non vi fidate più di lui. Quindi lui vorrebbe dirvi questo perché? Perché vuole risanare questa situazione. Infatti abbiamo il Papa Fondomazzo che appunto ci parla comunque di un perdono. Lui vuole essere perdonato, vuole che voi lo perdoniate, perché sa di avervi fatto del male. Ragazze, ragazzi, qui c'è un 10 di spade. Cioè, questo, guardate qua come va conciato. Ma anche lui, quindi voi per questo amore avete veramente tanto sofferto. Vediamo ancora, facciamo un approfondimento con i mini tarocchi dell'armonia. Vediamo ancora perché esce il 7 di denari. Perché vedete, lui comunque vuole lavorare su questa relazione, perché ha riflettuto e vi pensa tanto. 7 di coppe, vi pensa da morire. Andiamo a vedere perché c'è la regina di denari. Diamo qualche altra informazione su questa carta, la regina di denari. Andiamo a vedere. Nella regina di denari viene l'otto di denari, quindi vuole una nuova iniziativa con voi. Lui sente questa attrazione, come dire, questi stimoli verso di voi, no? E vuole in qualche modo iniziare un lavoro verso di voi. A fondo mazzo abbiamo il 3 di bastoni. Vedete, lui ha guardato oltre,
ha visto che non c'è nulla e vuole un nuovo progetto con voi. Quindi andiamo a vedere se appunto questo nuovo progetto lo farà con questo 9 di spade. Che significa? Scusate, con questo cavaliere di spade. Viene fuori il 2 di denari. Lui è indeciso, c'è questo spirito di adattamento. Si vuole adattare a questa situazione e avere l'abilità per fare cosa? Il mago per proporsi nuovamente verso di voi. Vuole la costanza, vuole che voi abbiate fiducia di lui. Ok, quindi qua questo mago vuole ciò. Allora andiamo a vedere perché vi spia, perché vi controlla con il fante di spade. Vediamo perché vi controlla. Viene il 6 di spade, perché qua c'ha incertezza, non sa se voi avete nuove situazioni, nuove destinazioni. Vede che c'è questa freddezza fra di voi, non sa, è preoccupato, pensa che voi vi siete, non so, magari già fidanzata o comunque frequentate qualcun altro. Quindi lui vi vuole dire tutto ciò perché teme di perdervi e vuole in qualche modo dirvi questo per potervi riacchiappare. Vediamo il 10 di spade. Col 10 di spade viene nuovamente il paggio di spade. Vedete le carte come si ripetono. Quindi lui vuole, vedete, per tutte le bugie, per tutte le dialettiche che ha usato con voi, è curioso di sapere se voi avete superato questo 10 di spade. A fondo mazzo qui abbiamo il re di denari, quindi qua questo è un segno di terra, capricorno, toro o vergine. Qui invece con la regina di spade abbiamo un segno d'aria, bilancia, gemelli, acquario. Quindi ragazze, ricapitolando, cosa ti vorrebbe dire questa persona? Ti vorrebbe dire che lui, nonostante i dubbi, nonostante è andato avanti in questa situazione, ti vorrebbe riprendere, vuole avere il coraggio, la forza di dirti che qua vuole nuovamente l'amore con te, con il carro. Perché ti vorrebbe dire ciò? Perché sa che lui ha sbagliato, voi vi siete trasformati in una regina di denari, quindi vuole iniziare un nuovo lavoro. È anche molto impetuoso in questa cosa, perché è anche un po' preoccupato perché dice vi spia, perché sa che vi ha fatto del male e quindi pensa che voi magari vi siete già, non so, messi con qualcun altro, vi siete già consolate, no? Che avete qualcuno, quindi vi spia, vi pensa tantissimo, vuole avere nuovi stimoli, nuove situazioni con voi. Andiamo a vedere con le carte, gli oracoli di Helen. Che altro ci dicono in questa situazione? Quindi cosa ti vorrebbe dire e perché? Prendiamo le carte. Perché lui qua è, vedete, fissato, proprio lui ha le fissazioni maniacali. Questo magari fa uso di sostanze rilassanti che possono essere anche i fiori di Bach. Vuole ritrovare con voi un equilibrio personale, sente dei sentimenti suggestivi, ma questi sono sentimenti ciclici, perciò questa persona ogni tanto si sveglia la mattina e dopo magari un allontanamento, una chiusura, un blocco, poi gli rivengono nuovamente questi sentimenti, diciamo ciclici. Però vedete, poi non vi fidate più di tanto di questa persona, perché questo magari adesso vuole tornare, ma potrebbe anche riandarsene, perché con la carta, vedete, del gatto ci sono sempre degli imprevisti. Questo conserva dentro di sé un desiderio di indipendenza, però diciamo che comunque con questa carta a fondo mazzo, che è la carta delle occasioni, delle opportunità, è come se lui in qualche modo fosse cambiato e questa persona ha la necessità di stare, cioè è la persona, la vostra persona è una necessità per l'altro, viceversa. Quindi qua c'è anche un fattore di karma, diciamo così. Adesso facciamo così, vediamo un consiglio con le sibille di Nostradamus, vediamo che consiglio ci danno, diciamo anche un po' una sorta di risoluzione, cosa succederà. Un consiglio per voi è più o meno quello che potrebbe succedere con questa persona. Quindi
Quindi prendiamo una carta e vediamo cosa ci dicono questi oracoli, queste sibille di Nostradamus. Prendiamo questa. Ragazzi, viene la carta della fortuna. Quindi qua, nonostante insomma qualche altra piccola indecisione, un po' questa incostanza, desiderio di indipendenza, però questa carta vi dice è la carta migliore del gioco. Essa vi annuncia fortuna nella vita, in amore e in ogni cosa. Quindi qua ci sarà subito un'eredità, una prossima vincita, una persona che torna da voi innamoratissima. Insomma, è questa carta rafforza le carte buone e annulla le carte negative. Vedete? Quindi qua sicuramente questa persona adesso, dopo quello che ha passato nell'allontanamento, magari nella riflessione, quello che è, ha capito, tornerà da voi, c'è una buona energia. Anche la carta che avete scelto, vedete, la carta delle emozioni, ci fa capire che qua c'è un rapporto d'amore, un'emozione mai dimenticata. Quindi questa persona vi ha sempre tenuto un po' dentro di sé, vuole bypassare i suoi comportamenti del passato. Quindi, che cosa vi vuole dire? Vi vuole dire tutto ciò. Allora, ragazze, se la variante vi è piaciuta, vi siete riconosciuti, mettetemi un like, iscrivetevi al canale. Io ringrazio e saluto chi ha scelto la prima variante e inizio e do il benvenuto con la seconda variante abbinata al cagnolino, devozione, fedeltà, lealtà, concretezza che metteremo qua. Poi questi sono abbinati, sono i tarocchi, i mini tarocchi della New Vision e andiamo a vedere con i mini tarocchi, oggi tutto mini tarocchi ragazze. Allora, prima di iniziare vi voglio ricordare unicamente che sono interattivi, non possono risuonare su tutti, ispiratevi su ciò che vi riconoscete. Poi, fermo restante che per chiunque voglia un consulto personale, nella descrizione del video ci sono i miei contatti. Quindi potete scrivermi, io vi rispondo in maniera veloce. Allora, cosa ti vorrebbe dire questa data persona che voi pensate? E perché? Allora, intanto faremo una descrizione di che tipo di rapporto c'è in questo momento, c'è stato fra voi. Ok? Qui abbiamo un paio di bastoni, abbiamo il diavolo, mettiamolo qua così le vedete, vabbè, qua li vedete. Abbiamo anche il matto, vabbè, abbiamo la carta del giudizio, quindi del ritorno, abbiamo il 9 di pentacoli, a fondo mazzo abbiamo l'imperatore. Allora, qua il soggetto, abbiamo capito che è un soggetto un po' particolare, eh? Qua ci parla sicuramente di una persona con cui voi avete avuto un rapporto di chiusura, apertura, causa, soprattutto il suo carattere, un po' narcisello questo, perché con l'imperatore e con la carta del diavolo e anche con il matto, diciamo che questa persona è sempre indecisa, non sa che fare. Lui sta in coppia e dice: perché sto in coppia, voglio essere libero. Sta libero e dice: voglio la coppia. Insomma, è una persona che a causa di questa sua incostanza, indecisione, è anche frivolo, è una persona che gli piace essere libera, gli piace comunque conoscere sempre persone diverse, avere sempre situazioni diverse. Quindi a causa di ciò probabilmente qua la situazione ha creato dei dubbi sulla coppia, qualcuno si è allontanato, o forse lui o forse voi. In ogni caso, se anche siete state voi a causa del suo comportamento. Qua parliamo di un imperatore, quindi una persona autoritaria, un po' tiranna, manipolatrice. Non ci scordiamo il matto con il diavolo, non promette nulla di buono. Questa è una persona anche dedita ai vizi, alle passioni, al lusso, al materialità. Quindi è insomma così. Però questa persona riconosce il vostro valore. Vedete, 9 di denari, sa che con voi è tutta una situazione meravigliosa, vi ammira, vi apprezza. E adesso che cosa vuole fare? Vuole tornare con voi. Abbiamo il giudizio. Ok, ragazze, quindi questa è la situazione. Quindi questa è una persona che è andata e venuta dalla vostra vita con un carattere un po' da narcisista, un po' prepotente, una persona che non vi ha dato mai stabilità.
e che adesso in qualche modo sente di voler ritornare da voi perché vi ammira, perché siete una donna di valore. Lui ne è consapevole, consapevole, e quindi nel momento in cui si allontana da voi, poi gli viene la voglia di rivenire, perché insomma lui non sa manco lui che cosa fare, che cosa essere, però di fatto è un prepotente, quello è poco ma sicuro, ma è anche molto legato a voi da una passione sfrenata e comunque siete un po' dipendenti l'uno dall'altro. Quindi questa è la descrizione del rapporto. Ora, se questa descrizione ve la siete insomma cucita addosso, nel senso vi riconoscete, andate avanti e andiamo a vedere che cosa ti vorrebbe dire, cosa ti vorrebbe dire questa data persona. Qui abbiamo un cavaliere di coppe. Intanto vorrebbe dirvi che vuole, dopo questo blocco che c'è stato con l'appeso, vedete la giustizia. Il 6 di coppe, il 4 di bastone, fondomazzo, abbiamo il fante di coppe. Allora, cosa vorrebbe dirvi questa persona? Ragazze, vi vorrebbe dire che lui adesso è consapevole con la giustizia che questo legame è un legame importante per voi. Vedete? Quindi qua lui si è reso conto che vi pensa, abbiamo i sentimenti del passato, i ricordi del passato, il 6 di coppe, siete la donna giusta per lui. Vedete, lui vi ha sempre portato nel cuore, è consapevole di questo 4 di bastoni, siete proprio un legame forte, un legame karmico, stava bene insieme a voi, questo legame era un legame stabile, anche se si è bloccato il tutto, lui adesso vuole con il fante di coppe, guardate sotto c'è anche il 10 di coppe, guardate che belle queste carte ragazze, ragazzi. Quindi qua niente, questo vuole tornare da voi, anche questo comunque vuole riavvicinarsi a livello emotivo, Quindi qua c'è il cavaliere di coppe che è un ritorno, il cavaliere di coppe significa un amore che riprende con più slancio e passione di prima. E con il cavaliere e con il fante di coppe, vedete, lui vuole portarvi questa coppa romantica e soprattutto vuole in qualche modo darvi notizia di sé. Quindi questo vi chiamerà, vi manderà un messaggio, qualcosa succederà. Allora andiamo ancora a vedere. Quindi cosa ti vorrebbe dire e perché? Allora, perché lui adesso è arrivato a questa deduzione? Qual è il motivo che ha scatenato questo che vi vuole dire? Abbiamo Regina di Coppe, 10 di spade. Sì, 10 di coppe. Quale carte? Guardate, esce nuovamente il fante di coppe. Pazzesco, 6 di bastoni perché vuole ritornare, è consapevole lui, re di bastone, segno di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, portarne l'ascendente o comunque avere l'energia di questo re passionale. Lui, pieno della sua passione, vuole di vuole questa regina di coppe. Vedete, è innamorato e sa che voi siete innamorate di lui perché la regina di coppe rappresenta questo. Regina di acqua, cancro, pesci, scorpione, portarne l'ascendente. Sa che vi ha fatto del male. Abbiamo qui un bel 10 di spade e vuole ricongiungersi nuovamente con voi perché vedete, lui con voi aveva, si sentiva a casa, vi sentiva a casa, si sentiva legato a voi. Magari potrebbe essere anche vostro marito, un vostro ex con cui avete dei figli, ma non è detto, anche se non è così. Si sentiva molto legato, sentiva un legame molto forte con voi, gli eravate proprio di sostegno. Quindi vuole nuovamente con il 6 di coppe e il fante di coppe ritornare nei suoi passi, chiedervi perdono e darvi questa coppa. Quindi qua c'è il ritorno, vedete 6 di bastoni, vuole la vittoria su questa situazione. Adesso andiamo a fare appunto un approfondimento su queste ultime carte, no? Quindi andiamo a vedere, quindi cosa ti vorrebbe dire e perché? Quindi perché esce questa regina di coppe? Cosa vuol dire questa regina di coppe? Ecco, vuol dire, vedete, fine di un ciclo, apertura di un altro ciclo per un amore sincero. Quindi è come se lui adesso è chiaro in lui che voi siete l'amore sincero della sua vita. A fondo mazzo, guardate, incredibile, ragazze. Abbiamo il re di coppe, quindi qua c'è proprio la coppia, re di coppe, regina di coppe. Quindi il senso della regina di coppe è che lui dice: io sono l'altra metà della mela
E quindi voglio finire questo ciclo, ne voglio aprire uno nuovo, pieno d'amore sincero. Vediamo il 10 di spade. Il 10 di spade ci dà l'8 di coppe. Quindi lui in qualche modo vi ha creato una perdita, un'incertezza, una delusione in amore. E quindi questa incertezza, questi dubbi, li vuole in qualche modo. C'è ancora una sorta di incoerenza, di dubbio, di indecisione su quello che deve fare, perché comunque lui si rende conto di quello che vi ha fatto. Quindi il 10 di spade significa che lui ancora non è proprio totalmente sicuro, ma più che altro se voi gli dite di sì, perché lui di lui è sicuro, non è sicuro di voi. Quindi è la situazione è bloccata, vi vede un po' così, insomma, sulle vostre. Vediamo che significa il 10 di coppe. Significa re di coppe, vedete, è innamorato, quindi 10 di coppe che è la maturità sentimentale, con il re di coppe significa proprio uomo innamorato e amato, onestà, bontà, fedeltà, e con la carta degli amanti, vedete la carta degli amanti, qua c'è proprio la risoluzione amorosa. Vediamo il fante di coppe, che vuol dire il fante di coppe. Prendiamo una carta. Abbiamo il 7 di bastoni. Qua lui tiene ancora un po', potrebbe avere ancora questa persona potrebbe avere ancora dei tratti di persona un po' ingannatore, un po' astuta, che si tiene, ma questo più che altro è una sua energia, proprio sua personale. E infatti vedete qua nel fante di coppe e nel 6 di coppe, questo in passato si è comportato male con voi. Vedete, 4 di coppe ci parla di mancanza di stimoli, di inquietudine. Quindi lui vi ha lasciato, vi ha voltato le spalle, sicuramente vi ha anche tenuto nascosto qualcosa, qualche inganno, con astuzia e con furbizia, però, ripeto, vuole aggiustare questa situazione. Vediamo la carta del 6 di bastoni che ci parla di vittorie e di ritorni. Ed esce il 2 di coppe, quindi lui ritorna perché è consapevole di questo amore, quindi ha avuto la consapevolezza di questo amore, e con l'asso di bastone vuole un buon inizio, un nuovo inizio con voi, passionale, molto pieno di coraggio, ma di crescita e di energia. Quindi questo è quello che vi vorrebbe dire questa persona, e ve lo vuole dire perché? Perché ha capito tutto ciò. Andiamo a vedere ancora gli oracoli di Helen, che cosa ci dicono in particolare su questa vicenda. Prendiamo una carta. Allora, qui c'è stata ovviamente una negatività tra di voi, si è tornato un po' alle origini, insomma, si è andato via l'uno dall'altro, però le emozioni sono forti. Ci sono stati dei pettegolezzi, delle parole inutili, ma qua ci saranno i chiarimenti. Vedete, voi siete una donna che lui ammira tanto, una donna che consiglia, lui un po' vi rivede come il rapporto che aveva con la madre, quindi qua sicuramente vuole in qualche modo ricucire questa situazione di illusioni, di apparenze che vi ha dato, perché qua ci sono state, in passato c'è stata una relazione con altri obiettivi, dove ci sono state delle menzogne. Mentre invece questa persona in qualche modo adesso sembrerebbe decisa e sicura di quello che prova. Adesso andiamo a vedere con questa è voluto uscire, la prendiamo subito. La teniamo qua, eh? Allora, questo è un avvertimento, perché io non ho fatto manco la domanda. Andiamo a vedere quindi una risoluzione, un consiglio, un avvertimento su questa vicenda. Allora, qui è saltata fuori questa carta, avete visto? Prima che io iniziassi a mischiare, ed è la carta dei profumi che ci avverte che questa è una persona un po' superficiale, un po' frivola e leggera, e che è anche avida di divertimenti. Quindi state in guardia, perché comunque ha avuto questa energia con voi in passato, potrebbe ancora avercela, perché vedete qua viene la carta di illusioni, apparenze e menzogne. Però andiamo a scegliere la carta e vediamo che altro ci dice. Allora, qui viene la carta dei pesci. Allora, ragazze, qua questa carta ci dice: troppo facilmente parlate e svelate i vostri pensieri ed interessi. Dovete avere maggiore segretezza e riservatezza, perché
questa cosa potrebbe nuocere a voi stessi. Quindi qua è come se in qualche modo c'è un troppo parlare. Quando voi raccontate una cosa di voi, magari a una persona positiva, una persona che vi vuole bene, la recepisce bene. A una persona un po' così che vi vuole, diciamo che è invidiosa, oppure può nuocere a voi stessi il vostro stesso confidarvi a lei, ok? Allora, siccome qua c'è un esito un po' dubbio che non mi piace, io vorrei prendere anche una carta delle mie carte gialle di Zaira per vedere più o meno un consiglio, una risoluzione, come andrà a finire questa storia, così per una mia curiosità e anche per voi, perché diciamo qua c'è tutto l'amore, c'è tutto questo torna, però ci sono alcune carte che mi lasciano perplessa, questa della superficialità, questo delle illusioni, e insomma, va bene, cerchiamo un'altra carta, vediamo un ulteriore approfondimento proprio su queste carte un po' negative. Qua dice: sono permaloso, ma ti voglio bene. Vedete? Comunque questa persona magari ha un carattere un po' così. E poi vabbè, questo dice: non voglio più soffrire nella mia vita. Comunque va bene, diciamo che questa persona è propositiva verso di voi. Quello che vi vuole dire sono cose belle e sono cose anche di valore. Però conserva sempre un po' questa energia, un po' da persona superficiale, quindi insomma fate attenzione, voi iniziate il tutto con molta calma e prima ovviamente di buttarvi nuovamente in questa storia, magari andate ad approfondire meglio se le sue intenzioni sono buone, vediamo se durano. Ecco, allora la carta che avete scelto è devozione, fedeltà, lealtà, concretezza, quindi anche questa carta è di buon auspicio. Quindi magari questa persona nasconde sì delle sue energie un po' così, è fatta in un certo modo, però sui suoi sentimenti non si discute, perché sono uscite tutte carte molto belle. Quindi ragazze, questa era la seconda variante. Se vi è piaciuta, vi siete riscontrati, è tutto. Ovviamente mettetemi un like come prima cosa e poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Allora, queste erano le mie due varianti. L'altra carta dell'altra variante non so dove è andata a finire, ma poco importa. Io vi ringrazio di avermi comunque dato attenzione fino adesso. Vi saluto, vi mando un bacione, al prossimo interattivo. Ciao a tutti!